riparte la nuova stagione televisiva e ricominciamo questa sera parlando del nostro territorio, in particolare con uno sguardo dal punto di vista anche della Regione Marche, dei rappresentanti di Regione per il nostro territorio. Abbiamo ospiti con noi, vi presento subito l'assessore regionale all'ambiente, alla protezione civile e altro ancora, Angelo Sciapichetti. Buonasera, buonasera a tutti. E la consigliera regionale, capogruppo di Fratelli d'Italia, vicepresidente anche della Commissione Sanità, è tornata con noi, Elena Leonardi. Buonasera a tutti. La Regione Marche è stata colpita da un evento forse il più grave dal dopoguerra ad oggi e quindi ha messo a dura prova tutta l'organizzazione della protezione civile, non solo della Regione Marche. E devo dire che la risposta che c'è stata nella fase emergenziale, sin dai primi momenti dopo la scossa, è stata una risposta assolutamente importante, eccezionale, commovente per certi aspetti. Sono stata successivamente, nel momento in cui la fase emergenziale, diciamo acuta, era passata, mi sono voluto recare da sola, insomma, in alcuni luoghi per vedere. Ho avuto esempio a Pescara, del Tronto, e vedere, insomma, le immagini, dalla Della zona televisione rossa. le avevamo viste tutti, però vederla entrarci, insomma, direttamente è un altro effetto, perché si può veramente toccare. Il silenzio è qualcosa che comunque impressiona, perché. E poi c'è tutto il discorso comunque del post, che va guardato in maniera molto attenta, reputo. Abbiamo avuto anche in Commissione Sanità un report di tutta quella che era la macchina sanitaria e abbiamo visto appunto che le situazioni emergenziali sono state veramente, come dire, raccolte e accolte in maniera immediata. Ogni giorno noi sentiamo parlare del sistema di una serie di cose che non vanno. Poi, non riusciamo, poi abbiamo delle eccellenze e non riusciamo a valorizzarle. Allora, prima abbiamo parlato della protezione civile, che è un modello mondiale, è un fiore all'occhiello di cui dobbiamo essere orgogliosi tutti. Questo non è un discorso di maggioranza e minoranza, la politica non c'entra niente. La regione in grado di Qui dare. adesso aspettiamo questo decreto, e il decreto doveva essere approvato ieri, verrà approvato nei prossimi giorni, la prossima settimana. Lì verranno contenute una serie di possibilità e agevolazioni. Adesso noi dobbiamo nel ricostruire tener conto, per esempio, in quelle zone di quella che si chiama la seconda casa, che non è la seconda casa che uno può avere a Cortina o non so dove, perché è lasciata. Questa è la seconda casa lasciata dai nonni, dai genitori, da qualche zio, che permette, per esempio, durante il periodo estivo di fare turismo, perché arrivano i parenti, Si gli riuscirà a amici. fare questo distinguo? Assolutamente sì, è uno degli impegni che abbiamo preso sin dall'inizio. Se lì non ricostruiamo a Castel Sant'Angelo, come Arquata, a Ussita, come a Castelluccio, se non ricostruiamo quella che era la seconda casa, no, e noi non rilanceremo mai l'economia. Io credo che quella sia un'opera che cambia il volto della provincia di Macerata e forse del centro-sud della regione. Ancora non siamo riusciti a valutare appieno la portata di quell'opera. Non tutti gli operatori, soprattutto turistici e commerciali, l'hanno capito, però dobbiamo sforzarci a far sì che quell'opera possa diventare il volano di sviluppo per una parte della provincia di Macerata. Ma bisogna dare atto che lì c'è stata l'opera, a suo tempo è stato quel tratto di strada è stato realizzato perché un vice ministro dell'epoca, Baldassari, ci ha creduto più di ogni altro, ci ha creduto prima di tutti. Allora, il giorno del taglio del nastro non c'ero, ma mi fa piacere che l'assessore Sciapichetti, anche quella parte che, insomma, quando venne presentata la quadrilatero, insomma, all'inizio la osteggiò, forse più Non tutta, perché, una non parte è tutta, quella. però, insomma, una parte, come è stato ricordato, che magari poi era lì a fare il taglio del nastro, aveva osteggiato questa opera, forse più perché veniva dalla, come dire, parte politica avversa, più che scendendo nel merito dell'opera, perché poi oggi ci rendiamo conto che è un'opera, un'infrastruttura molto importante che supera veramente un'arretratezza in quelli che sono i collegamenti della nostra regione, che spesso viene considerata un po', come dire, ininfluente nel panorama politico nazionale, perché ha un peso magari ridotto nel numero di parlamentari che poi sono a Roma. E quindi dobbiamo riconoscere, insomma, Mario Baldassarri che è riuscito a portare un'opera importante per le Marche, ecco, non, insomma, non per se stesso, non per una parte politica, ma per le Marche. Un proscioglimento 60 su 66 consiglieri regionali e, insomma, alla fine l'esperienza. Che non auguro a nessuno, perché quando uno sa nella propria coscienza di non aver fatto niente, di essere innocente,
che debbano passare 4 anni per poterlo dimostrare, una roba che ci attesta appunto che il sistema della giustizia in questo paese non funziona poi a dovere. E si è dimostrato che c'era una classe dirigente marchigiana che è onesta, non corrotta e che può andare a testa alta. Questo sia a livello personale mi ha fatto molto piacere perché mi ha restituito la dignità dopo tanti anni. Gli amministratori, i consiglieri regionali del PD, tutti erano puliti, onesti, adesso non prima l'ha detto la Corte dei Conti, adesso l'ha detto anche la giustizia ordinaria. Quindi penso che ci sia elementi su cui riflettere, perché poi io voglio dare anche e attestare la mia solidarietà ai 6 che sono stati rinviati a giudizio, ai quali auguro assolutamente. Ci sono casi insomma di rinvio a giudizio per appunto, poco più di 100 euro, dove insomma è stata fatta la riflessione tra le spese facili, è vero, per la macchina amministrativa, ma anche per la macchina della giustizia, conoscendo i personaggi, alla fine per quello che è costata l'inchiesta. Al di là dell'appartenenza politica, anche in questo caso, conoscendo i personaggi, so che sono persone serie, moralmente integre, quindi so che anche loro sapranno dimostrare la loro innocenza quando verranno giudicati, e penso. E auguro che avvenga presto e auguro anche a loro di uscire nel più breve tempo possibile da un meccanismo infernale che nell'era della comunicazione veloce di massa mette colui che ha ricevuto un avviso di garanzia sul banco degli imputati senza dare poi la possibilità di difendersi in molti. Se il Partito Democratico ha dato una linea e ha scelto convintamente una, diciamo una figura per rappresentare la propria diciamo, linea di governo, poi in realtà abbiamo visto che gli amministratori che sono chiamati a votare seguono magari altre logiche, che sono logiche legate magari a non voglio dire ecco, amicizia o promesse di interventi nel proprio comune, nel proprio territorio, ma rispetto anche magari a fra virgolette dispetti o liti interne al partito, e questo credo che sia un limite perché mette nelle mani di queste dinamiche. Il Partito Democratico è un grande partito nel quale ci stanno la gran parte degli amministratori iscritti, non è Alleanza Nazionale, non è l'UDC, non è Fratelli d'Italia, è un grande partito dove ci stanno iscritti la stragrande maggioranza degli amministratori, è chiaro che ci siano punti di vista diversi tra amministratori che rappresentano anche territori diversi. Assessore, io penso che diciamo che facile trovare l'ordine in un piccolo partito. Quando c'è un sindaco solo è facile trovare la comune. Le spaccature interne hanno dimostrato come in ogni elezione le spaccature interne al PD emergono sempre. Ma è un grande partito democratico nel quale convivono diverse culture, diverse anime, ma alla fine fare la sintesi anche per quanto riguarda la vicenda provinciale, alla fine abbiamo fatto una sintesi giusta o sbagliata, è stato un parto travagliato, perché è giusto ricordarlo, però c'è stata una approfondita discussione, riunioni, giorni e giorni di riunioni, non è che decide uno solo al comando, ci sono le assemblee, ci sono gli organismi, negli organismi ci si confronta, si fa pure cagnara, poi si fa la sintesi, e lì la sintesi era stata trovata sulla Fortella Formica. La sintesi è stata trovata sulla Formica, poi all'atto pratico è stata fatta un'altra scelta, nel momento di andare all'urna gli amministratori hanno preso un'altra strada. Perché sapevamo in partenza che la scelta di Ornella Formica, se sostenuta solo dal Partito Democratico, non sarebbe stata la scelta vincente. Lo dico apertamente, non risponderò ad una località perché credo che vada fatta una riflessione seria, che vada a guardare non solo tenendo conto dei pesi politici, dei comuni che oggi sono chiamati in qualche modo ad indicare il nuovo sito o perché sono oggi diciamo sede ospedaliera, ma vada fatta un'analisi sia su quella che è la conformazione del territorio, ma soprattutto sull'esigenza di dare una risposta vera a tutta la provincia. Va tenuto conto della territorialità, va tenuto conto dell'entroterra che non può diciamo subire un impoverimento generale dei servizi.